Benvenuti in questo nuovo video a tema potteriano. Questa volta sono qui a per parlare di 5 curiosità che ho trovato su Animali Fantastici, che vi ricordo troveremo al cinema a fine novembre. Mi faccia capire, professoressa, ci dà addirittura il permesso di farlo? Sì, esatto, negli Pachok. Di farlo esplodere, boom, boom, mitico. La prima curiosità per Animali Fantastici è il collegamento con Pottermore. Pottermore, per chi non lo conoscesse, è un sito internet ideato e prodotto sempre da Zia Rowling, che cercherà di farci fare il giro per Hogwarts con delle storie da leggere, e diciamo è una sorta di gioco, tra virgolette, dove dobbiamo cliccare alcuni oggetti, dobbiamo cercare alcuni oggetti da collezionare. Ci farà fare il giro praticamente dalla pietra filosofale fino ai doni della morte. Pian piano lo stanno aggiornando, inserendo sempre pezzo dopo pezzo elementi in più, verremo anche smistati eccetera eccetera. Insomma, è un sito totalmente a tema di Harry Potter. Alcuni racconti sono stati annunciati e pubblicati proprio su Pottermore, inerenti al nuovo film Animali Fantastici, per poi lanciare anche alcuni teaser trailer che abbiamo visto in questi ultimi mesi. Proprio riguardanti questi racconti, come le rivelazioni sugli indiani d'America o il ruolo dei maghi nella Prima Guerra Mondiale. Quella di Animali Fantastici verrà anche giudicata come debutto della Rowling per la sua prima sceneggiatura originale, visto che nella saga di Harry Potter c'entrava poco Zia Rowling. In questo caso invece Animali Fantastici avremo modo di dare anche un giudizio sul lavoro svolto dalla Rowling, che lo ha ideato e lo produrrà. Per la prima volta un bambano avrà un ruolo molto importante. Stiamo parlando di Jacob, non so come meglio pronunciarlo, visto che in alcuni film lo pronunciano Jacob e in altri Jacob, quindi lascia a voi intendere. E sarà interpretato da Dan Fogler, un operaio che vuole diventare un panettiere. Sarà coinvolto proprio da Newt alla ricerca di queste creature magiche. Nella saga non hanno mai dato un ruolo importante ad un babbano, l'hanno sempre tenuti un po' all'oscuro da tutto, quindi anche su questo punto dovremo saper valutare bene, visto che sarà una grande novità su Animali Fantastici. Quanto vorrei essere un mago. La quarta curiosità è il collegamento con Harry Potter. Per quanto sia ambientato in un altro continente e soprattutto in un'altra epoca, c'è una buona e solida connessione con Harry Potter. Il nipote di Newt Scamander, ovvero Rolf, sarà poi dopo il marito di Luna Lovegood, ed entrambi proseguiranno la professione proprio di Newt, ovvero i magi zoologi. Avranno anche due gemelli, ovvero Lorcan e Lysander. Poi un altro collegamento è che nel trailer troviamo la stessa colonna sonora di Harry Potter. Newt stesso ha studiato e insegnato ad Hogwarts, con un fortissimo legame con Albus Silente, proprio come con Harry Potter. L'ultimo, ma non meno importante, riguarda il regista, ovvero sarà David Yates. Per chi non lo conoscesse, ma credo che già l'avevate letto, è stato colui che ha girato gli ultimi 4 film di Harry Potter, e dichiara che in Animali Fantastici sarà un film leggermente un po' più per adulti, visto che non compariranno bambini nel film. Queste erano le 5 curiosità che ho trovato nel web a tema Animali Fantastici, visto che oramai manca sempre di meno all'uscita di questo benedettissimo film, che ricordo sarà, se non erro, alcuni avevano vociferato e saranno 4 film, altri invece che sarà una trilogia. Fatto sta che le date confermate sono 2016, 2018 e 2020, uno ogni 2 anni per ora. Io vi invito a lasciare un pollice in alzato, un parere qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi possono piacere questi video a tema potteriano, ma riproseguirò anche questa categoria. Vi invito anche a seguire la pagina Facebook Il Magico Mondo di Harry Potter, che ha raggiunto da poco 55.000 fans. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. Io vi saluto, qua è Morty, bella per tutti, ciao!